Reverendo Padre Arcivescovo, Presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera, siamo onorati di poterci riunire insieme a Lei in questo luogo santificato dalla presenza e dal Ministero Pastorale di San Pio da Pietrelcina, che non solo è stato il fondatore del nostro ospedale, ma è stato ed è l'ispiratore di una dimensione più umana di accompagnamento dell'ammalato nella prova della sofferenza, basato non solo sul sapere scientifico, ma anche e soprattutto sul conforto e sulla vicinanza affettiva. Non a caso egli definì Casa Sollievo della Sofferenza tempio di preghiera e di scienza, evidenziando il primato della spiritualità sulla pur necessaria competenza clinica nella gestione del rapporto con gli ammalati. La nostra partecipazione alla preghiera del Santo Rosario, quindi, diventa sintonia con il carisma fondazionale del nostro ospedale e indicazione alle nuove generazioni dei medici e del personale sanitario della dimensione di servizio e di abnegazione che deve caratterizzare la nostra missione al capezzale di chi ricorre, non a caso, alla nostra struttura sanitaria. Seguendo l'esempio di San Pio da Pietrelcina, vogliamo quindi invocare l'intercessione materna di Maria di Nazareth per ottenere dal suo divino figlio la forza e il coraggio di essere fedeli al modello assistenziale che deve caratterizzare Casa Sollievo della Sofferenza, anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Per questo ora, a nome di ciascuno degli amministratori e dei dipendenti del nostro ospedale, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo creatore, Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto. Venuto ad abitare in mezzo a noi, in lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché si assaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ora